Grande ambiente qui per questa semifinale di Coppa UEFA fra il Paris Saint-Germain e la Juventus. Vi ricordo che il match d'andata è finito con la vittoria della Juve per 2-1. Juventus stasera in campo con la maglia gialla. È il primo minuto di gioco, subito un calcio di punizione a favore dei parigini. C'è l'errore da parte di Weah, la ribattuta della Juventus, imposta ancora Riccardo con questo lungo lancio. C'è però la posizione irregolare. Subito le formazioni. C'è una novità in quella juventina. Come vedete non gioca Casiraghi, Rampulla, Torricelli e De Marchi, Galia, Carrera, Giulio Cesar, Marocchi, Platt, Vialli, Roberto Baggio e Müller. In panchina Peruzzi, Sartor, Ravanelli, Casiraghi e Di Canio. Mentre il Paris Saint-Germain manda in campo gli uomini annunciati. Ecco in sovrapposizione la formazione dei francesi. Gara che si annuncia quanto mai combattuta per la Juve, la necessità di capitalizzare al massimo il risultato di 2-1 a proprio favore maturato nella gara d'andata al Delle Alpi. Attenzione, c'è Ginola in piena area di rigore, si gira, lo circondano bene i difensori juventini e la Juve torna in avanti con questa iniziativa. Di Vialli il suggerimento centrale per l'intervento di Legan, ma c'è stata una irregolarità ai danni proprio di Vialli, calcio di punizione. Visibilità per noi estremamente precaria in queste battute iniziali, il sole sta calando ed è proprio nei nostri occhi. Intanto queste riprese sono effettuate da una linea della RAI, una linea di ripresa, la regia è di Enzo De Pasquale. A livello organizzativo il prezioso contributo di Luigi Menichelli. Intanto la Juve in avanti con Müller, parte il suggerimento che viene ribattuto da Legen, insistono ancora gli juventini e poi è Garen che cerca di dare respiro alla manovra. Valdo in possesso di palla e inseguito da De Marchi, sempre Valdo e De Marchi, il brasiliano converge, è un po' l'organizzatore di gioco. Fournier sulla palla ora a effettuare il suggerimento a favore di Garen. Va Garen, tocca ancora fuori a favore di Fournier, parte il traversone con calma Giulio Cesar. Si gioca da 2 minuti e mezzo, errore da parte della Juve in disimpegno e c'è il tentativo da parte di Colleté ribattuto da Carrera. La Juve naturalmente denuncia le assenze di Koller, Conte, Dino Baggio, squalificati per doppia ammonizione, ricorderete la girandola di ammonizioni combinata dal arbitro spagnolo Navarrete in occasione del match d'andata. Intanto il pallone viene raccolto da Rampulla. Con molta precisione gli organizzatori francesi hanno comunicato che sono stati venduti 46.152 biglietti, record assoluto di incasso, richieste per 150.000 biglietti. Vialli in azione, fila sul fondo, tenta di mettere al mezzo, il suo cross disturbato, raccoglie la palla Lama. Ecco il lungo rilancio del portiere francese, il colpo di testa è di Ginola. Arriva Weah, su di lui Platt, il tocco all'indietro a favorire Colleté che effettua questo lungo lancio sul quale è in posizione irregolare Ginola. La serata è luminosa, il fondo del terreno in buone condizioni, è piovuto a tratti durante la giornata, la temperatura è ideale. Calcio di punizione per la Juventus, provvede Carrera con questo lungo lancio in profondità, lo scatto è di Riccardo Gomez, pallone carambola all'indietro su De Marchi che effettua il suggerimento verso Vialli che ha cominciato tutto spostato a sinistra, sulla destra c'è Platt in posizione centrale, in questo momento Müller, Marocchi, la palla è fuori per Galia, Galia ha una buona intuizione, chiama in avanti da quest'altra parte Torricelli, parte il cross di Torricelli sul quale si coordina sulla presa aerea Lama. Il lungo rilancio sul quale arriva per primo Carrera che è in marcatura sul temuto Weah.
imposta il Paris Saint-Germain. Valdo a seguire il suggerimento sul mobile Ginola. Buon lavoro di Ginola che subisce fallo, interrompe il gioco l'arbitro che è l'olandese Willenburg, comanda il calcio di punizione a favore del Paris Saint-Germain. Vedete Valdo che sistema con cura a terra il pallone mentre si vanno schierando gli uomini nell'area della Juventus e vengono avanti anche Riccardo e Roche, i due difensori centrali del Paris Saint-Germain. Minuti di gioco 5 nel corso del primo tempo, risultato 0-0. Alla punizione Valdo per il Paris Saint-Germain. Palla a spiovere, Plath prolunga. Alla rincorsa, invano Müller. La rimessa è di Legan. Palla messa fuori da Torricelli. C'è il colpo di testa poi di Guerin, il tocco all'indietro e vedete che Comboiré si è sistemato in posizione di difensore centrale per coprire l'avanzata sull'azione precedente dei due compagni Riccardo e Roche. Intanto è Giulio Cesar che effettua questa lunga battuta cercando di imbeccare Vialli, il lancio è leggermente troppo lungo, Vialli non può controllarlo. Intanto Paris Saint-Germain e Juventus sanno già che in finale c'è arrivato il Borussia Dortmund che ha eliminato ai rigori i francesi dell'Auxerre. Comboiré, finta di Weah, molto bella, ma è bello anche il recupero all'indietro di Plath sulla iniziativa di Guerin che era stato smarcato dalla finta del compagno. Vedete inquadrato David Plath. Siamo giunti intanto al settimo minuto del primo tempo, il risultato è di 0-0. Rampulla è in panchina Peruzzi che ha completamente ripreso la condizione fisico-atletica, ma Trapattoni ha dato fiducia ancora a Rampulla. Il pallone intanto è per Riccardo, il capitano del Paris Saint-Germain, Legan. Il tocco per Valdo, il lancio a cercare ancora Legan sul quale si sta portando Galia, pronto al raddoppio anche Müller. C'è il tocco di Galia all'angolo, primo tiro della bandierina a favore del Paris Saint-Germain. Vi ricordo l'intenso svolgimento della partita d'andata con il gol iniziale di Weah per il Paris Saint-Germain e poi la doppietta di Roberto Baggio. Gran movimento in area juventina, palla fuori. Il tocco è ancora a favore di Guerin che mette in mezzo all'indietro per un nuovo tiro dalla bandierina, il colpo di testa di Marocchi. Viene ora a effettuare il tiro d'angolo Valdo, eccolo inquadrato. Palla insidiosa, Roberto Baggio mette fuori e poi c'è la conclusione dalla lunga distanza di Guerin, alta. Tutto questo al nono del primo tempo sul risultato di 0-0, l'inquadratura è per Roche, il tiro è stato di Legan. Rivediamo. Parigi è considerata una città piuttosto tiepida verso il calcio. Buon lavoro intanto di Weah che viene disturbato, calcio di punizione. Però intorno a questa formazione del Paris Saint-Germain che grazie anche a importanti dirigenti sta decollando verso i vertici calcistici internazionali, si è venuto
formando un grosso seguito di appassionati. E Colleté, il passaggio è per Guerin, fa filtrare il pallone, ottimo l'anticipo da parte di Galia, che però non può perfezionare il rilancio. Insiste ancora il Paris Saint-Germain, Weah, poi attenzione il tiro da parte di Guerin con Rampulla che devia un calcio d'angolo, ma era fuori gioco. Vedete l'arbitro olandese Willenburg piazzato al centro dell'area di rigore, e sul tocco di Weah Guerin si è venuto a trovare in posizione irregolare. Buono comunque l'intervento di Rampulla. Carrera, palla che carambola verso Müller dopo il buon colpo di testa di Vialli in rimpallo. Ancora il tedesco in azione, Galia lascia sfilare a favore di Roberto Baggio, puntata di Roberto Baggio a chiamare l'inserimento di De Marchi. De Marchi gioca in combinazione con Vialli, il cui passaggio non è esatto, e parte il contropiede del Paris Saint-Germain impostato su Ginola. Ginola è atteso da Torricelli, giocatore dotato di ottima tecnica individuale, molto rapido di gambe. Ora Platt su di lui, fa filtrare il pallone verso Weah e c'è ancora la posizione irregolare da parte dello stesso Weah. Quindi si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Juventus, mentre i minuti di gioco sono 12 nel corso del primo tempo e il risultato è di 0-0. Risultato positivo ma insidiosissimo quello ottenuto dalla Juventus nel match d'andata. Vi ricordo che per effetto dei gol segnati in trasferta che valgono doppio, un eventuale risultato di 1-0 a favore dei parigini li qualificherebbe. Müller fa filtrare il pallone verso Platt, ma fa in tempo a recuperarlo Colleté, e poi c'è il tocco all'indietro a favore di Lamà da parte di Riccardo, il rinvio del portiere, Weah in maniera un po' goffa stavolta. Pallone poi per Galia, lo tocca per Müller, da Müller centralmente per l'inserimento di Marocchi che di prima dà a Galia. Sembrava che Galia non dovesse giocare, poi Trapattoni ha preferito lasciare in panchina Casiraghi per dare maggiore compattezza al centrocampo. Tanto il gioco è fermo perché è stato colpito in azione di gioco dal pallone, però Weah. Sono 13 ore i minuti di gioco, risultato di 0-0. Naturalmente ha attaccato in prevalenza il Paris Saint-Germain. La Juve ha assaggiato il contropiede nelle battute iniziali della gara. Paris Saint-Germain che è temibilissimo in casa, vi ricordo nei quarti di finale era stato battuto per 3-1 al Santiago Bernabeu dal Real Madrid, poi ha capovolto la situazione vincendo contro i madrileni per 4-1 su questo stesso terreno di gioco del Parco dei Principi di Parigi. Si riprenderà con una rimessa della Juventus, il pallone però era stato scaraventato fuori volontariamente dai francesi, è presumibile quindi che Müller restituisca come fa correttamente. Riccardo con Boiré, Fournier subito intercettato, Platt, Galia a cercare Baggio, tre avversari su di lui, temutissimo, calcio di punizione, fallo su Baggio, popolarissimo anche in Francia Baggio. Calcio di punizione in profondità, la palla è per Vialli, Vialli la lavora, la mette in mezzo, ma i francesi in qualche modo riescono a rifugiarsi in angolo. È stato Colleté a toccare per ultimo, deviando oltre il fondo. Primo tiro della bandierina per la Juve, va a batterlo Andy Müller. Parte la parabola, Giulio Cesar, il tiro ribattuto
poi la palla fuori a favore di Marocchi che effettua questo lungo traversone sul quale si produce impresa aerea Lamà, lunghissimo rilancio con le mani e c'è Torricelli che anticipa Ginola. Come vi ha già detto in apertura di questo collegamento con la TGS Jacopo Volpi, ci sarà a partire dalle 21 su Rai 2 la telecronaca diretta della partita tra il Parma e l'Atletico Madrid, valida per la Coppa delle Coppe, quindi non ci sarà sovrapposizione. Palla intanto per Roberto Baggio al limite, fa filtrare questo pallone per Meller, non trova il tempo per la battuta il tedesco, ma la Juve punzecchia in contropiede. Sono 16 ora i minuti di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0. Si fanno sentire i circa 5.000 tifosi della Juventus arrivati qui a Parigi. Ginola e Torricelli, bene ancora Torricelli che però finisce per servire Weah, fermato ottimamente da Carrera. Poi l'anticipo su Roberto Baggio, ancora Galia. Il tocco esterno a favore di De Marchi, l'impostazione su Marocchi. Il passaggio a Platt, Marocchi. Roberto Baggio di prima, in controtempo Platt, ma è pronto Meller. Suggerimento centrale per Galia che manca l'aggancio, in agguato su di lui Weah, Galia però lo ferma. De Marchi, Marocchi. Deviazione e palla ancora per De Marchi. Sulla sua ala a cercare Vialli, marcato da Combuere. Centralmente per Roberto Baggio che occupa una posizione arretrata, taglia dentro il suggerimento cercando Meller. Disimpegno un po' rischioso ma preciso del Paris Saint-Germain. Palla ora a Colleté, parte il lungo lancio verso Ginola. Giulio Cesar tocca all'indietro a Rampulla, con calma arresta e rilancia di piede. Vialli isolato in avanti, il colpo di testa di Roche, la palla a Leguen. Indietro ancora a Riccardo Gomez, Roche, Valdo. Buono il suggerimento profondo per Colleté. Parte il cross e la deviazione improvvisa da parte di Weah con Rampulla che trova miracolosamente il riflesso per deviare in angolo. Tiro non forte, vedete il cross di Colleté. Osservate Weah che batte di prima ed è bravissimo Rampulla a deviare in calcio d'angolo. Tutto questo al 18° del primo tempo, sul risultato di 0-0 con Leguen che dà la battuta d'angolo. Ancora abbiamo visto l'ottimo intervento di Rampulla. Palla schiovere, esce ancora Rampulla. Palla fuori per Valdo. Valdo converge. Tocca poi per la conclusione sul fondo da parte di Combuare. Sei Giulio! Giulio, Eva! Molto bravo Rampulla nella precedente circostanza e la Juve deve stare molto molto attenta soprattutto di Weah che ha riflessi felini, giocatore molto potente fisicamente, assai veloce, non sempre impeccabile stilisticamente. Ecco ora Giulio Cesar che lo ferma, rilancia molto lungo e la palla si spegne in fallo laterale. Lamà, Riccardo, Valdo, lo attende Platt, lo ferma, Meller, la rimessa per la Juve. Intuisce Valdo, si inserisce Colleté, la palla è fuori. Calcetto di Colleté ai danni di Galia. Rivediamo il pallone che era uscito e poi avete visto il calcetto di Colleté, non violento ma certo tutt'altro
che sportivo. Tanto c'è una irregolarità di Marocchi ai danni di Legan, vedete inquadrato Marocchi che rientra nelle retrovie, la palla è per Valdo, ora su di lui c'è Roberto Baggio, il tocco all'indietro è per Riccardo Gomez, parte il sinistro di quest'ultimo, sfiora il pallone all'indietro Carrera e poi va Giulio Cesar, non riesce a perfezionare il rilancio. Come già avuto modo di dirvi, sono pesanti le assenze che denuncia la Juventus: Kohler, Conte e Dino Baggio. La rimessa è di Legan, possiede un lancio molto lungo, vedete quasi un tiro d'angolo, palla messa fuori da Torricelli, poi è Galia che alza ancora Campanile, c'è il colpo di testa di Combuare, Torricelli, Galia, intervento forse a gamba tesa, Legan, Valdo, Baggio, Baggio, serie di rimpalli dai quali escono vittoriosi i francesi, ancora con Legan sul quale interviene Platt, ultimo tocco del francese, rimessa di Torricelli. Platt, ha cominciato bene il tedesco, l'inglese, palla per Marocchi che la gira verso De Marchi che però non la può controllare. Per la rimessa arriva Fournier. Fournier gioca sulla destra in posizione più avanzata rispetto al giocatore che riceve ora il pallone, si tratta di Combuare che pur avendo la maglia numero 7 gioca in pratica da difensore esterno destro. Palla ora a Colleté, riesce a effettuare il traversone, il colpo di testa è di Weah direttamente sul fondo. Siamo giunti intanto al 22esimo del primo tempo, il risultato è di 0-0. Attacca il Paris Saint-Germain, la Juventus dà l'impressione di interpretare questa partita con grande attenzione, inutile sottolineare che per i bianconeri, anche se stasera giocano con questa maglia gialla, è uno degli impegni stagionali più stimolanti e più importanti. La Juve attraversa un buon momento, Vialli tenta di farsi luce, viene però fermato, Valdo ora, c'è irregolarità da parte di Platt, subito battuto il calcio di punizione, Riccardo riesce a dare a Garen, Garen cambia gioco a favore di Fournier, si sovrappone anche Roche, parte il cross di Fournier, la palla messa fuori, Platt. Vialli lo sta marcando ora Colleté, lunghissimo lavoro di Vialli, non gli dà tregua Colleté, poi De Marchi che imbecca Roberto Baggio su di cui, sul quale c'è l'intervento in anticipo, si gioca con grandissimo accanimento ora Ginola, c'è una spallata di Torricelli che l'arbitro giudica irregolare, vedete che Torricelli ritiene che il giocatore francese abbia accentuato, è entrato anche col gomito un po' Torricelli, rivediamo Ginola e Torricelli, punizione dunque per il Paris Saint Germain. Parabola molto lunga, staccano in molti e il colpo di testa è stato di Legan e ancora molto bravo Rampulla. Rivediamo il colpo di testa di Legan, palla indirizzata sul primo palo, attentissimo Rampulla. Nuovo tiro dalla bandierina a favore dei francesi. Il pallone viene colpito fortuitamente da De Marchi, corre lungo la linea di fondo campo, poi esce, nuovo tiro dalla bandierina. Si va facendo pressante la manovra offensiva del Paris Saint-Germain. Vedete l'arbitro che fa retrocedere Roberto Baggio, parte ancora questo tiro d'angolo, Rampulla, bravo. 24 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo al Parco dei Principi di Parigi, il risultato fra il Paris Saint-Germain e la Juventus impegnate nella partita di ritorno. Intanto l'arbitro ha comandato un calcio di punizione per il fallo subito da Rampulla, impegnatevi, dicevo, nella gara di ritorno della semifinale di Coppa UEFA, e di 0-0, 2-1 per la Juve all'andata. Carrera,
palla per Valdo. Weah, colpo di tacco. Julio César lo mette fuori, si alternano nella marcatura di Weah, Julio César e Carrera. Ora Carrera sta facendo il libero, palla andando per Ginola, sul quale in marcatura c'è naturalmente sempre Torricelli. Rimessa per i francesi, viene a effettuarla Fournier. Poi lascia l'incarico a Leguen. Palla pericolosamente in area, l'ultimo tocco è di Marocchi, ancora un calcio d'angolo per il Paris Saint-Germain e la Juventus dovrebbe in qualche modo cercare di bloccare lontano dalla propria area di rigore le iniziative dei francesi, perché con queste ripetute mischie, con questi calci d'angolo in sequenza, il pericolo è sempre piuttosto grosso. Valdo dalla bandierina. Bella questa inquadratura, parte il cross, il pallone termina a fondo campo. Era stato colpito di testa da Ricardo Gomez. Avete visto l'arbitro Willenberg che è andato a sollecitare Arampulla. Ci avviciniamo intanto alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0. Carrera, Roberto Baggio, Müller bilanciato, calcio di punizione, la Juve respira. Julio César, l'arbitro platealmente consulta il cronometro a far intendere che osserverà recupero, esce il portiere, Lama e blocca. Lancio verso Ginola, Ginola e Torricelli, difende bene il pallone, Ginola torna su di lui, Torricelli. E poi c'è l'intervento in recupero di Torricelli e successivamente il fallo di Julio César. Valdo, 28 minuti di gioco. Trova ancora il tempo per lo stacco Ricardo Gomez e mette in a fondo campo. Vedete il poderoso difensore centrale brasiliano, proviene dal Benfica, lo ha voluto Arthur Jorge che è l'allenatore portoghese del Paris Saint-Germain, un personaggio di rilievo, due lauree, poliglotta, parla sei lingue. Intanto c'è ancora un intervento dell'arbitro Willenberg che comanda stavolta la punizione per il Paris Saint-Germain. E di Comboiré questo lungo lancio cercando ancora Ginola, colpo di tacco di Ginola, interviene Torricelli, poi De Marchi, dopo il rimpallo Vialli, cambia gioco Vialli cercando Müller. Difende il pallone, Poletè, e poi effettua la rimessa sul portiere Lama. Gomez. Leguen, Valdo. Buono il dribbling su Galia. Ora è Müller che va in copertura, gli ruba il pallone, ma secondo l'arbitro in maniera irregolare c'è punizione a favore del Paris Saint-Germain. Rivediamo. Sì, ha visto bene l'arbitro, in effetti ha toccato l'avversario sul piede d'appoggio, il giocatore della Juventus, di Leguen. C'è
la respinta di Baggio, poi il contropiede abbozzato dalla Juventus, ma Baggio viene anticipato da Fournier che tocca all'indietro al portiere Lama. Battuta secca lunga di Lama, lascia sfilare Julio Cesar. Mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, Paris Saint-Germain 0, Juventus 0. Ecco il rinvio di Rampulla. Il colpo di testa di Meller, il pallone che stranamente resta sulla schiena di Le Guin, poi viene recuperato dagli juventini. Cavalcato dal pallone stesso Vialli, la palla però è per Platt che la gioca a favore di Marocchi, fa filtrare su Vialli, buono il triangolo, palla verso Meller e quindi c'è un disimpegno un po' affannoso del Paris Saint-Germain. Anticipo di Torricelli che poi entra fallosamente su Ginola, probabilmente c'è ammonizione per Torricelli. Attenzione, Torricelli era già stato ammonito in precedenza, protesta Vialli. In effetti ho avuto la sensazione che sul tentativo di anticipo di Torricelli il primo fallo fosse di Ginola, successivamente no, la munizione per Torricelli, non per Vialli. Valdo Poletè riesce a tenere il pallone in campo, attenzione Julio Cesar, un attimo di esitazione. Platt che sta giocando una buona partita in contenimento, spazza Le Guin, Valdo, Le Guin dentro, protetta dai compagni Rampulla. 32 minuti di gioco, 0-0, Rampulla lunghissimo verso Vialli, c'è Combuare però ben piazzato, tocca al portiere che può disimpegnare su Coletè. Valdo, palla ancora verso Valdo che lascia Coletè che prolunga per lo stesso Valdo sul quale c'è Galia. Parte il cross di Valdo, bene Carrera, insistono ancora i francesi. Le Guin, Roche, Coletè, Wea, lungo lavoro di Wea, lo ferma bene Julio Cesar e si propone in avanti, cerca rinforzi, li trova in Roberto Baggio che però tocca per ultimo in fallo laterale, sortita di Julio Cesar, rimessa di Coletè. Combuare, parte il lungo lancio in profondità, Torricelli non riesce a anticipare Ginola, parte il cross di Ginola sbagliatissimo, probabilmente il pallone è uscito anche dalla linea di fondo campo. Molto duro il duello fra Ginola, che vedete inquadrato il suo marcatore Torricelli. In precedenza era stato ammonito Torricelli, ma come vi ripeto ho avuto la sensazione che in quella circostanza fosse stato per primo Ginola a disturbare l'anticipo di Torricelli che poi è entrato fallosamente su di lui meritandosi il cartellino giallo. Siamo a 34 minuti nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0. Di Rampulla, rinvio da fondo campo, il colpo di testa di Le Guin, quello di Vea, la palla è per Meller che l'indirizza direttamente all'indietro su Rampulla. Rampulla la mette giù, attenzione, effettua il rilancio sul quale c'è il colpo di testa di Valdo che finisce per regalare il pallone a Platt. Meller, tentativo di triangolo con Vialli, non riuscito. Coletè, Riccardo Gomez, Combuare che ora gioca da centrale, palla a Le Guin, Valdo, Baggio su di lui, Wea, Valdo, la punta del piede, Platt copre, Valdo ancora, tocco intelligente a favore di Le Guin,
largo per Comboiré. Parte il suggerimento ancora Ginola e Torricelli, grande giocata ora di Ginola, torna su di lui Torricelli, non la molla, parte il traversone e c'è fortunatamente un controllo non preciso da parte di Fournier. Il rilancio è di Julio César ma il gioco è fermo, ci sarà un calcio di punizione a favore della Juventus e ammonizione. C'è un'ammonizione ora anche per un giocatore francese. Vediamo di individuare di chi si tratta. E si tratta di Roche, ammonito Roche. Anche Roche in precedenza aveva avuto una ammonizione. Scatterà per lui la squalifica. Mentre vedete che abbiamo superato anche il 35esimo del primo tempo, sempre sul risultato di 0-0, con Julio César che effettua questa lunghissima battuta. Palla per Baggio, ora per Meller. Va Meller a tentare il dribbling, poi Platt, controllo aritroso di Marocchi, Weah gli ruba la palla, viene in avanti Leguen, contropiede del Paris Saint-Germain. E poi intervento irregolare di De Marchi su Fournier. Partita naturalmente molto intensa, il gioco spettacolare se ne vede poco, la Juventus ha organizzato una gara di contenimento più che per precisa scelta tattica per arginare la grande aggressività dei francesi che ora vanno a battere questo calcio di punizione con Valdo. E c'è il rilancio di De Marchi dopo che Platt era stato messo fuori tempo da una deviazione di un compagno. Bene Carrera, palla ora indirizzata all'indietro da Meller, Roberto Baggio, parte il lancio centrale, esce il portiere di testa, rinvia, Lama è stato costretto a questo intervento, attenzione, Julio César e Weah, poi l'anticipo netto di Colleté. Centralmente a favore di Roche, Leguen, Colleté, parte il cross e c'è fallo, c'è fallo. E vedete che ci sono proteste dei giocatori della Juventus, in particolare di Vialli, e l'arbitro comanda il calcio d'angolo, ma c'era stata anche in questa circostanza una irregolarità abbastanza vistosa di un giocatore francese. Ginola cerca di farsi largo, poi c'è il cross di Valdo, l'uscita di Rampulla, bravo, disturbato ancora da Weah, molto attento Rampulla che è rimasto anche colpito e vedete che indirizza volontariamente fuori il pallone perché sull'uscita era stato toccato da Weah. Rivediamo, vedete il cross, attenzione, Rampulla, non c'è irregolarità vistosa da parte di Weah ma probabilmente un colpo Rampulla lo ha ricevuto e rivediamo ancora, vedete con il gomito Weah. Molto bravo Rampulla in questo primo tempo, siamo giunti intanto al 39esimo di gioco sul risultato di 0-0. Ha riportato un colpo alla caviglia sinistra Rampulla, vedete sorretto dal dottor Bergamo, speriamo che non si tratti di nulla di grave naturalmente. Rivediamo ancora la precedente azione, la presa netta aerea di Rampulla e probabilmente alzando la gamba Weah ha toccato la caviglia di Rampulla che però è in piedi di nuovo. Anche i francesi hanno intanto correttamente restituito il pallone alla Juventus, c'è questo lungo rilancio di Galia, l'arresto di Ricardo Gomez. Galia, bene d'anticipo, Roberto Baggio mette giù il pallone, lo indirizza su Marocchi, Marocchi ritarda un po' il rilancio, viene contratto da Roche, la palla ora è manovrata da Leguen, spostata su Colleté. Fallo,
tentato pericoloso. Weah fermato da Carrera, che sta giocando molto bene in marcatura su di lui, alternandosi comunque con Giulio Cesar. Palla fuori, rimessa per la Juve, 40 minuti di gioco. Galia per la rimessa. Ancora Galia da Meller. Sì, dimmi. C'è il cambio, probabilmente esce Rampulla, entrerà Peruzzi. Benissimo, abbiamo sentito da Costa il probabile cambio. Palla intanto giocata da Riccardo. Pombuare. Ginola. Torricelli su di lui. Raddoppio anche De Marchi, riesce a effettuare Ginola il cross. Weah tenta di artigliare il pallone, ma è poi Galia che lo mette fuori. Valdo per la rimessa. Franco Costa è a bordo campo, avete sentito dalla sua voce che sulla panchina della Juve c'è movimento, può darsi che ci sia sostituzione di Rampulla. Insiste ancora il Paris Saint Germain, la palla è recuperata però da Roberto Baggio, che tenta di imbeccare Müller, operazione non riuscita. Legen, clima infuocato, Roberto Baggio si è visto molto poco finora. Valdo taglia a favore di Legen, troppo lungo. Carrera per la rimessa. Avete visto sullo sfondo che si sta riscaldando ad ogni buon conto Peruzzi. Colpo di testa di Giulio Cesar, la palla è per Fournier, tiro fuori. Zoppica ancora, Rampulla. Ecco Peruzzi. Rinvio di Carrera, prolunga De Marchi, poi Müller, ancora De Marchi, palla per Vialli, poi Müller fermato, Fournier. Ginola e Torricelli. Rimessa per la Juventus. Morini raccomanda ai giocatori di stare zitti in campo, l'avete visto. Sono molti giocatori ammoniti da una parte e dall'altra, Torricelli, Galia, Carrera, Müller nella Juventus. Palla intanto alzata a campanile. Platt riesce a colpire di testa Vialli. Vialli in piena area di rigore, va giù, l'arbitro fa ampi cenni di no e comanda la rimessa per il Paris Saint Germain. Platt intanto mette in mezzo Galia, Marocchi, parte un lancio in profondità, c'è il colpo di testa di Riccardo Gomez e il fallo su di lui di Baggio. Rivediamo intanto, e vedete Baggio che si disinteressa del pallone, va nettamente sull'avversario, giusto il calcio di punizione. 43 minuti di gioco intanto nel corso del primo tempo sul risultato di 0-0 con il Paris Saint-Germain che torna in avanti. Valdo, Legan, giocatore molto attivo a centrocampo, suggerimento a cercare Ginola, Ginola e Torricelli. Buon lavoro di Ginola, palla poi spazzata dall'ottimo Carrera. Müller, Vialli, De Marchi, Marocchi, difficoltoso il controllo, viene però attaccato da due avversari, c'è calcio di punizione per la Juventus. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, 44 minuti di gioco, si fanno sentire i tifosi della Juve, palla per Vialli, converge Vialli, non passa il pallone che era indirizzato su Galia, portiere Lama. Riccardo. Pombuare. Batte lungo a cercare Ginola. Ginola è molto abile nel controllo, c'è un fallo su di lui da parte di De Marchi con conseguente calcio di punizione. Numerosissimi i tiri da fermo per il Paris Saint Germain.
tempo scaduto in questo istante, naturalmente relativamente alla prima frazione. Vi ricordo che a partire dalle 21 diretta di Parma Atletico Madrid su Rai 2. Nessuno tocca. Si difesa talora con qualche affanno la Juventus. Bravo Rampulla. Platt scivola sul piede d'appoggio, riesce a imbeccare comunque Baggio che prolunga per Meller. Su Meller c'è l'intervento in copertura da parte di Colletté. Galia. Si fa vedere Meller. Tocca fuori a favore di Roberto Baggio. Parte il cross di Baggio e c'è il pallone deviato in calcio d'angolo da parte di Riccardo. Leggermente più lungo fosse stato il cross, avrebbe raggiunto Galia libero. Dalla bandierina ancora Baggio. Palla messa fuori, Galia trova ancora Roberto Baggio, il suo stop, il cross immediato, il colpo di testa di Riccardo Gomez, quest'altro da parte di Galia, alza poi Müller. Buon finale di tempo da parte della Juventus. La prossima stagione sarà ancora più appassionante. La Serie A come non l'hai mai vista. Con le nostre riprese in esclusiva, le interviste anche durante l'intervallo e solo con Sky Sport le telecamere negli spogliatoi subito prima del match. Anticipi, posticipi e un nuovo appuntamento fisso. Il match della domenica alle 12.30. Tutte le squadre, tutte le partite in alta definizione. Nessuno può darti di più. Tutta la Serie A è solo su Sky Sport. Com'è il mio papillon? Com'è il mio papillon? Wow. Quest'anno? Una settimana ad Abu Dhabi, tutto spesato per tutte e quattro. Non siamo più nel Kansas. Più divertimento. Più sorprese. Carrie! Oh mio Dio! Sex and the City 2. Se avete un problema che nessuno può risolvere. Ah, ragazzi, adoro i piani ben riusciti. E se riuscite a trovarli? Vedo che sei diventato un pessimo elemento. Forse potrete ingaggiare l'A-Team. Sono i migliori e sono specializzati in senso del ridicolo. Accidenti a te. Quest'anno siamo imbattibili. Fantastico! A-Team. Ti straccio, idiota! Non puoi parcheggiare lì, è la zona per handicappati. Dal 18 giugno al cinema. Quest'estate Toy Story 3 in 3D. Cosa? Lo sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Ah! È travolgente. Oh no. Oh sì. Strabiliante. Una festa per gli occhi. Oh. Dov'è il mio naso? Eccolo qua. Qui c'è un braccio. È mio. I miei baffi. In Disney Digital 3D e IMAX. Wow. 3D. 3D. Disney Pixar presenta Toy Story 3 in 3D. Non crederai ai tuoi occhi. Wow! Dal 7 luglio al cinema. Derek Thompson non credeva nei sogni. Un giorno giocherò come hai fatto tu. È meglio che non ti fai illusioni. E non credeva nelle fate. Vieni a trovarmi la fatina dei denti stanotte. Non esiste nessuna. Derek. Fino a quando non divenne una di loro. La condanna a lavorare come fatina dei denti. Aiuto! Quest'anno. Portatelo a scuola di volo. Salteranno. Lei è la peggiore fatina dei denti di tutti i tempi. Molti denti. Chi sei tu? Sono la fatina dei denti. Dai. Cosa? Oh yeah. La chiappa denti al cinema. Ho appena conosciuto mio figlio, si chiama Tony. Prendi un avanzo di galera così come capita e lo porti a casa mia. Invece di dirle che segui un corso di recitazione, le hai detto che giochi d'azzardo. Allora io... Sto facendo per caso un'imitazione di Marlon Brando? Tu sei una spogliarellista! Non è contro la legge! Allora non c'è problema se lo dico ai tuoi! Devo farti una domanda. Cosa? Ti crescono ancora le tette? Perché mi sembrano molto più grandi di prima. City Island, tutto quello che New York nasconde, al cinema. Questi e altri trailer li puoi vedere su comingsoon.it, il sito del cinema.
e tra i pali della Juventus c'è ancora Michelangelo Rampulla, quindi vuol dire che ha bene assorbito la distorsione alla caviglia. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo. L'arbitro Willenberg olandese fischia l'inizio. Il lancio lungo di Baggio direttamente in fallo laterale. 0-0 dopo 45 minuti di gioco, ma ancora tutto il secondo tempo da giocare. Comboiré, Leghen, stato molto attivo. Leghen ha trovato uno spazio, fermata immediatamente l'azione dei transalpini. Galia tenta la sortita personale e c'è ora questo attacco del Paris Saint-Germain con Torricelli. Il pallone viene scaraventato al centro, il colpo di testa è di De Marchi, quest'altro di Meller, poi Marocchi. Ancora Meller alla caccia del pallone, buono il dribbling di Fournier, il fallo è di De Marchi. Vi ricordo che sono immagini che vi arrivano dal Parco dei Principi di Parigi con una linea di ripresa della RAI con la regia di Enzo De Pasquale. Mentre il gioco è naturalmente fermo, riprenderà con un calcio di punizione affidato al piede di Valdo, l'ispiratore, assieme alle Leghen, di tutte le manovre del Paris Saint-Germain. Weah fa filtrare il pallone Rampulla. Mi pare che si muova abbastanza bene Rampulla, ecco il suo lungo rilancio. L'impressione è che la Juve dovrebbe in tutti i modi cercare di spostare in avanti di una ventina di metri il raggio della propria azione e per evitare ammucchiate all'indietro e soprattutto per tentare in maniera più produttiva l'azione di rimessa. Avanti, il solito Leghen. La palla per Ginola, per Colete, ancora Ginola e Torricelli che non la molla un attimo. Interviene l'arbitro, c'è il calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Duello molto acceso quello tra Torricelli e Ginola. Palla pericolosamente in area, c'è una deviazione all'indietro e il pallone arriva a Rampulla. Isolato in avanti Müller, naturalmente fa la seconda punta Vialli che, come ricordava Costa alla vigilia, sembrava che Trapattoni volesse schierare a centrocampo, poi però non ha giocato Casiraghi e pertanto ora le due punte effettive sono Vialli e Müller, anche se naturalmente parlare di punte in una gara di quasi esclusivo contenimento è forse fuori luogo. Ecco il lancio a cercare Vialli, il colpo di testa è di Riccardo Gomez in fallo laterale. Arriva Platz per effettuare la rimessa su Baggio, fa filtrare la palla e l'ultimo tocco è di Vialli, rimessa per il Paris Saint-Germain effettuata direttamente sul portiere Lama, che ha un lancio molto lungo con le mani, stavolta però appoggia su Roche, pasticcia in fase di controllo Fournier, che poi colpisce De Marchi che resta a terra fuori dal terreno di gioco. Nulla di grave, si è già rimesso in piedi De Marchi, effettua egli stesso la rimessa, sfiora il pallone Meller, lo gioca ora con Buare a favore di Riccardo Gomez. Sono 4 i minuti di gioco, avanza centralmente ora Riccardo Gomez, palla intercettata da Carrera, autore di una partita molto buona, subisce fallo Carrera, c'è calcio di punizione per la Juventus. Rivediamo, vedete Carrera e su di lui l'intervento molto brutto. Se
da tenere sempre presente, come ripetutamente detto, che la Juve deve fare a meno di pedine importanti come Kohler, Conte e Dino Baggio, squalificati. Palla verso Vialli, stacca bene d'anticipo Vialli, però non può controllare successivamente il pallone che è già stato indirizzato su Leghen. Leghen gode di grande libertà anche se parte da posizione arretrata. Ecco Valdo, gira su Combuaré con il destro quest'ultimo, la respinta in fallo laterale è di De Marti. Ginola tenta di farsi vedere, seguito come un'ombra, lo vedete, da Torricelli. Va Ginola verso il fondo, lo disturba Torricelli, al raddoppio anche De Marti, con la punta del piede fuori Torricelli. Guardate De Marti. La rimessa è di Leghen. Solito lancio molto lungo a centro area, il colpo di testa è di Combuaré, uno dei difensori che era venuto in avanti, lo vedete inquadrato, sul fondo. E intanto sono passati 6 minuti della ripresa. Il risultato è di 0-0, un risultato che può bastare alla Juventus, ma naturalmente la gestione del risultato stesso è sempre estremamente rischiosa. Al Paris Saint-Germain basterebbe un gol per passare il turno. Giulio Cesar, Vialli. Vialli riconquista per un attimo il pallone, gli avversari glielo tolgono con Guaré. Leghen, Fournier, sulla sua ala a cercare Guerin, converge Guerin, poi va a questo tiro che si spegne lontanissimo. Ha faticato molto nel corso del primo tempo il Paris Saint-Germain. Si fanno sentire i tifosi juventini. Solita parata di striscioni di Juventus Club di tutta Italia. Juventus Club, primo amore, Novara, Jesolo, Sorrento e molti molti altri. E c'è anche un Juventus Club Parigi. Buon lavoro intanto di Roberto Baggio. La combinazione, avanza Baggio, poi però ritarda il tocco verso Müller e riconquistano il pallone i francesi. Combuaré osserva la disposizione dei compagni, imposta su Weah, immediatamente fermato, non controlla a dovere Müller. Roche, De Marti, e finisce per regalare il pallone a Fournier, parte il lunghissimo cross, c'è Vialli in copertura, ma il pallone nella parabola aerea ha superato la linea di fondo campo. 8 minuti. Accanto a me soffre l'antico compagno e amico Guido Oddo, tifoso della Juventus. Giulio Cesar, Vialli, la rimessa è dei francesi, l'effetto a Colletè, quadrato Gianluca Vialli, giocato avanzato, Leghen, Combuaré, Ginola, un ottimo controllo, va Ginola, Fournier, parte il traversone ribattuto da Giulio Cesar, ancora Fournier, il tocco in angolo è di De Marti. E indubbiamente Ginola è un giocatore dotato di una buona tecnica individuale, di grande rapidità, e Torricelli ha avuto un lavoro improbo stasera. Angolo per il Paris Saint-Germain, Leghen, intercetta Müller, poi Evaldo che dà ancora a Leghen, dribbling secco su Vialli,
può effettuare il traversone sul fondo. È costante la pressione offensiva del Paris Saint-Germain. Lampula nel corso del primo tempo ha effettuato anche alcune buone parate. 10 minuti della ripresa, 0-0 come vedete. Giulio Cesar da fondo campo. Prolunga De Marti. Torricelli con calma, attenzione, batte lungo cercando ancora Vialli. Colpo di testa su di lui e di Colletté. Vialli, Valdo in aiuto di Colletté, tocco all'indietro a favore di Riccardo Gomez. Valdo, buona la finta da Valdo, lo segue Baggio, tocco profondo, attenzione, e c'è l'intervento irregolare su Carrera. Colletté, anzi su Vialli, Vialli è terminato a terra, ecco vedete Vialli che anticipa l'avversario, poi Colletté che lo tocca sul piede d'appoggio, calcio di punizione, si rialza Vialli. De Pasquale nel corso dell'intervallo ci ha fatto vedere e rivedere, intanto si sta riscaldando anche un giocatore del Paris Saint-Germain, l'intervento di Riccardo Gomez su Vialli. Giulio Cesar, palla destinata al fallo laterale, può indirizzare su Rampulla Giulio Cesar. Bruno, si sta riscaldando Simba, l'uomo che tra pattoni teme maggiormente. Sì, in effetti Simba è un altro giocatore di origine africana, molto agile e veloce. Chiaro che Arthur Jorge intende dare maggiore penetrazione alla propria squadra. Colpo di testa di Riccardo Gomez, intercetta Platt, la palla è per Galia su Vialli. Due avversari su di lui, gioco fermo, punizione per la Juve. Viene a battere con molta calma Giulio Cesar, mentre sullo sfondo vedete Trapattoni che fischia. La battuta di Giulio Cesar. Il colpo di testa di Roche, quest'altro di Meller, più alto di lui però è saltato Leghen, poi dopo un tocco di Carrera, palla per Valdo, ripetuti rimpalli, Platt si fa soffiare il pallone da Fournier e c'è poi il prolungato lavoro da parte di Guerin, sempre Guerin in possesso di palla, tocca largo, Fournier effettua il traversone e c'è la deviazione aerea con facile parata di Rampulla. Il suo rilancio stacca Vialli, palla per Meller, rimpallo per Vialli, tocco largo per De Marchi. De Marchi a cercare Roberto Baggio, strattonato, calcio di punizione per la Juventus. Li vediamo. E Marocchi che sta per battere il calcio di punizione. Indirizza verso il centro dell'area, dove è padrone sulle palle alte Riccardo Roche. Ginola interviene benissimo ancora su di lui. Carrera, palla per Roberto Baggio, ora per Meller. Meller effettua un passaggio esterno, viene anche forse toccato sul piede d'appoggio. Ginola e Torricelli, fallo di Torricelli, parlottano i due, è stato un duello accesissimo. Torricelli è stato ammonito nel corso del primo tempo. Avanza ancora Guerin,
fare più gol. Riccardo Gomez. Oh, ma di tempo, Buffon. Palla ora che carambola all'indietro, Vialli caparbiamente la conquista e la dà a Roberto Baggio, possibilità del contropiede per la Juventus, avanza Roberto Baggio, converge, palla per Marocchi ora, eccolo, in piena area di rigore, parte il traversone, il colpo di testa, liberatorio ancora di Gomez, la palla è per Platt ora, e Meller sbaglia il tocco nel passaggio di ritorno, Valdo verso Weah. Ancora bellissimo l'intervento di Carrera, Legan per il Paris Saint Germain, Valdo. Meller ha commesso fallo, cambio. Attenzione, esce Fournier ed entra in campo il giocatore Simba con la maglia numero 13. Simba, accolto da un'ovazione, battuto intanto il calcio di punizione, Legan che è in possesso di palla, è uscito Fournier, è entrato Simba, eccolo. Valdo. La palla è per Ginola, converge, è fatto entrare per Simba, il cui cross è toccato da Torricelli in fallo laterale. Attenzione, cambio di marcatura, Torricelli marca ora Simba. Almeno si è avuto l'impressione da queste prime giocate che Trapattoni mandi De Marchi su Ginola e tenga Torricelli su Simba. Simba che ora però situazione d'angolo è marcata da Giulio Cesar. Rampulla, palla ancora in gioco e Simba che la tocca all'indietro a favore di Garen, parte il traversone, il colpo di testa provvidenziale di Platt. Insiste ancora Legan, alza il pallone a favore di Simba, il cui cross imbecca Riccardo Gomez che sbaglia l'arresto e poi il pallone è conquistato ancora da Legan. Giulio Cesar, Carrera, aggressivo il Paris Saint Germain, sta producendo in questa fase della ripresa un grande forcing offensivo. Palla giocata verso Ginola, parte il cross, attenzione, Groviglio in area, sono caduti contemporaneamente Carrera e Weah, il calcio di punizione a favore della Juventus, 18 minuti di gioco nel corso della ripresa, il risultato è sempre di 0-0. Giulio Cesar è pronto a battere il calcio di punizione. Torricelli resta su Ginola mentre De Marchi che va a marcare Simba. Con Buare. Ginola. Platt. Meller, Galia, Torricelli, due su di lui, Simba, non controlla bene Galia, la palla è per Valdo, Galia su Valdo, tocco a favore di Weah e poi con molto mestiere Galia, ora Marocchi, cerca e trova Meller. Scivola il tedesco, recupera, tocca a favore di Platt, largo per Roberto Baggio, la palla è per Vialli, Vialli è costretto un po' a decentrarsi, può effettuare il traversone, ritarda un po' la giocata, prolunga l'azione personale, mette poi in mezzo un pallone che si spegne a fondo campo. Entra Casiraghi. Lo vediamo. Entra Pierluigi Casiraghi, vediamo al posto di chi, probabilmente al posto di Meller. Galia, Marocchi, Platt, troppo lungo per Galia, Pombuare, Valdo, cerca una soluzione,
Weah, ultimo tocco di Weah, rimessa della Juventus, cambio. Inquadrato Weah, ottimamente marcato da Carrera. Esce Meller, entra Casiraghi. Credo che Casiraghi servirà anche in fase difensiva, Bruno. Ma senz'altro, sappiamo che soprattutto sulle traiettorie aeree è molto valido. Entra Pierluigi Casiraghi, la Juventus non ha potuto sfruttare come probabilmente voleva la velocità di Müller. Parte intanto questo suggerimento profondo verso lo stesso Casiraghi, sul quale si produce al limite dell'area imprese aerea il portiere Lama. Arrivio. Torricelli non può controllare Galia, mentre abbiamo superato il ventesimo di gioco nel corso del secondo tempo, il risultato è sempre di 0-0. La rimessa di Comboiré, indirizzata su Ginola, lo ferma Torricelli. Comboiré, ancora Ginola, alla lunga, effettua il cross quando non c'è più tempo. Giulio Cesar, lunghissimo rilancio, colpo di testa di Leghen, Torricelli tocca male, Comboiré, Ginola, converge, lo intercetta in maniera irregolare Galia. Gara naturalmente molto dura, infarcita di scorrettezze, di giocate al limite del regolamento. Valdo, volatissima l'area, con la schiena respinge Roberto Baggio, che viene ammonito. Ammonito Roberto Baggio per non avere osservato la distanza regolare, ha respinto di nuca e l'arbitro fa ripetere il calcio di punizione e ammonisce Roberto Baggio. Baggio non era tra gli ammoniti in precedenza. Valdo effettua nuovamente il tiro di punizione, è stato Vialli che ha ribattuto, ancora Valdo in azione. Colete, palla per Simba, ora per Guerin, parte il cross, è troppo lungo, Rampulla può controllare mentre c'è un giocatore della Juventus a terra. E vedete che Rampulla scaraventa fuori proprio perché si possa soccorrere il compagno. Eccolo inquadrato, vediamo di chi si tratta. Una concitata azione è De Marchi. De Marchi, vedete che ha qualche difficoltà di respirazione, però ce la fa a rialzarsi, mentre siamo giunti al 23esimo del secondo tempo, sempre sul risultato di 0-0. Era molto spezzettata, priva di frasi di gioco spettacolari. Ora il Paris Saint-Germain ancora correttamente restituisce Giulio Cesar, e anche Giulio Cesar, Weah, fallo di Weah, fallo di Weah su Carrera. Weah aveva segnato il gol iniziale del Paris Saint-Germain nella gara delle Alpi, approfittando di una errata disposizione della retroguardia juventina. Poi faticatissima rimonta bianconera con due gol di Roberto Baggio. Giulio Cesar, questa lunga battuta, va allo stacco Casiraghi, poi Comboiré, Simba, Leghen, largo per l'inserimento di Colette, lo scambio con Guerin, ancora Guerin, tutto di prima, attenzione, c'è
un intervento per la verità molto dubbio ai danni di Weah, e onestamente mi pare che l'intervento su Weah fosse assai dubbio. Mentre Rampulla vedete che chiama la sospensione del gioco, rivediamo. E Carrera, vedete, strattona in maniera vistosissima Weah, che poi cade male e probabilmente si fa male al braccio. Bisogna dire che gli estremi del calcio di rigore c'erano sicuramente in questa azione. L'arbitro, forse coperto, non ha ravvisato l'irregolarità. Nervi naturalmente a fior di pelle. Se si è fatto male al braccio Weah, sicuramente ciò è capitato perché è caduto male. Comunque il giocatore dà l'impressione di poter restare in campo. Scodella l'arbitro, il pallone a centrocampo. Leghem con il sinistro a cercare Ginola. Ginola e Torricelli. Il dribbling di Ginola che va via. Effettua il traversone, il colpo di testa di Weah, fuori. Una spina nel fianco della retroguardia juventina. Ginola. Mentre sale altissimo l'urlo Pari, e siamo giunti al 27esimo del secondo tempo. Rivediamo Ginola, ennesimo traversone, molto bravo Weah da quest'altra parte, vedete, a coordinarsi per una deviazione che termina a fondo campo, sul palo però coperto da Rampulla. Giulio Cesar, altissimo con Buare. Calcio di punizione per la Juventus. Non è d'accordo con Buare, forse non ha tutti i torti. Roberto Baggio, accanto a lui Marocchi, si allontana centralmente. Ginola di prima bene su Weah. Weah tocca a favore di Simba, ma c'è l'intervento di De Marchi che con calma imbecca Vialli. Vialli all'indietro per Platt. Platt va al dribbling, salta due avversari, tocca bene a favore di Marocchi e Marocchi ritarda il lancio, perde il pallone e c'è questo suggerimento ancora molto bello di Leghen a favore di Ginola che crossa subito, sbagliando stavolta. Il trap tesissimo. Giulio Cesar. Marocchi. Ancora Marocchi. Rimpallo che fa terminare il pallone sui piedi dello stesso Marocchi che lo gioca a favore di Vialli. Si propone Marocchi, recuperano però con grande ardore i francesi. Ecco il suggerimento profondo e ancora va a chiudere il bravissimo Carrera. Colette alla rimessa. Leghem, Colette. Ginola, Torricelli su di lui. Ginola, prolungato dribbling anche Vialli, palla in mezzo e c'è Carrera. Poi l'arresto da parte di Vialli. Aggira un avversario, tenta di lanciare sulla sua ala Galia, ma il suo lancio viene fermato in fallo laterale. Respira comunque la Juventus mentre ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo. Il risultato resta fermo sullo 0-0. Rampulla.
isolatissimo in avanti Casiraghi, la palla carambola all'indietro sul portiere Lama con Buare, Valdo lo guarda, a vista Galia, Roche, Riccardo, Colette, Ginola. Ginola sguscia via da tutte le parti, poi il pallone per Weaura, per Valdo, Le Guen, viene in avanti anche Combuaré, batte il cross sul quale Rampulla smanaccia e De Vialli in copertura, batte lunghissimo cercando Casiraghi. Casiraghi aggirato da Riccardo, che però non può evitare il fallo laterale. Roberto Baggio, buono il lavoro, avanza Roberto Baggio, viene messo a terra, calcio di punizione. Rivediamo l'intervento irregolare. Mentre l'arbitro prende nota di qualcosa, può anche darsi che abbia ammonito il giocatore Guerin. Rivediamo. Non è un fallo cattivo. Ammonito Colette. Palla sorpresa per Plat, che mette in mezzo Artiglia, Vialli, si gira e c'è il gol della Juventus! C'è il gol della Juventus con Roberto Baggio! La Juve alla prima occasione è stata abilissima a sfruttarla. Roberto Baggio ha messo dentro in Genoa la retroguardia francese, che si è fatta trovare impreparata. 32esimo del secondo tempo, Juve in vantaggio. Osserviamo Marocchi, becca libero Plat che mette in mezzo, c'è Vialli che artiglia, si gira, sceglie il tempo stupendamente Roberto Baggio e con la punta del piede mette dentro. Gol della Juve al 32esimo per opera di Baggio. Ancora rivediamo, mentre il gioco è ripreso e in campo sono stati lanciati mortaretti, rivediamo ancora il buon lavoro di Vialli. Il pallone indirizzato verso il palo sul quale però stava tuffandosi Lama, e Roberto Baggio che con la punta del piede ha rubato il tempo a tutti indirizzando in porta il gol dell'1-0 a favore della Juventus. Paris Saint-Germain che si rovescia in avanti, palla per Valdo, il cross, c'è una deviazione, Vialli e poi Galia. 33 minuti di gioco, palla indirizzata all'indietro, il portiere Lama che vedete sulla tre quarti fuori dalla propria area di rigore, batte lunghissimo, si coordina per la respinta di testa Giulio Cesar, il pallone è per Guerin, largo a favore di Vea, poi Simba, la respinta di Torricelli, il colpo di testa da parte di Casiraghi, il pallone prolungato all'indietro da Roche a favore di Riccardo Gomez, tutto il Paris Saint-Germain in avanti. Valdo lo disturba, Vialli lo atterra irregolarmente, Marocchi già battuta la punizione, Le Guen limite, tiro respinto ancora dai difensori, la palla è per Weah in piena area di rigore, il dribbling secco profondo, la respinta di Rampulla sul tiro. Ora la Juve gioca praticamente nel fortino, mentre il Paris Saint-Germain getta nella mischia le armi della disperazione. Valdo largo a cercare Combuaré, parte il traversone, saltano in molti e ancora De Marchi respinge, insiste il Paris Saint-Germain. 10 minuti al termine, Valdo largo, Combuaré, parte il traversone, c'è la respinta di De Marchi in fallo laterale, porta passo. L'arbitro comanda la ripetizione della rimessa perché c'è una nuova sostituzione
esce Colletté, entra in campo Germain. Rimessa di Legan. Si gira bene Roche, mette in mezzo un pallone che Giulio Cesar ribatte, scattano tutti in avanti i giocatori della Juventus. Riccardo Gomez con il sinistro profondo, Torricelli e Ginola, protegge il pallone, Torricelli lo lascia sfilare, rimessa per la Juve. Continua a guardare l'orologio Guidotto, siamo al 35esimo del secondo tempo, la Juve sta conducendo per 1-0, ora gioca ancor più di contenimento naturalmente, cercando di capitalizzare il preziosissimo gol segnato al 32esimo da Roberto Baggio in una delle poche azioni offensive della Juventus. Riccardo, Carrera, Simba, Latte, Marocchi su di lui, ancora Simba, largo a cercare Ginola, parte il cross di Ginola, attenzione al colpo di testa di Weah, manca la palla, Valdo, morbido il traversone, Latta postato al limite dell'area, prolunga, tutto il Paris Saint-Germain rovesciato in avanti, va alla caccia del pallone Vialli, disturba l'avversario e la Juve riconquista un pallone che amministra in maniera avventurosa, c'è Casiraghi, Casiraghi tenta di dare a Platt ma c'è fuori gioco. Gara ora diventata caotica, confusa. Legen, Valdo accompagna sulla sinistra, a fondo di Legen, un dribbling, limite, tocca centralmente, toglie in controtempo Weah. Il gioco intanto è stato fermato per la posizione regolare di Vialli. Riccardo Gomez con Boiré, 1-0 per la Juventus in queste concentrate fasi finali, il Paris Saint-Germain naturalmente ha perso molta lucidità, con Boiré, 37 minuti, 1-0 per la Juve, Ginola scivola, lo ferma Torricelli, Casiraghi, attenzione a questi passaggi, Platt, e fa bene l'inglese a scaraventare lontano. Gomez, Riccardo Gomez naturalmente, Valdo, una finta su Vialli, una seconda, non la molla Vialli, Valdo lo salta, tenta il fallo Vialli, si prosegue per il vantaggio, sempre Valdo, tocco ravvicinato alle gang, sinistro violento, bravo Rampulla, piondata di Legen da una trentina di metri, Rampulla in angolo. Rivediamo ancora Legen, il tiro fortissimo anche sul centrale, con Rampulla che mette in angolo. Ennesimo tiro dalla bandierina a favore del Paris Saint-Germain. Parabola lunghissima, palla rimessa in mezzo, Giulio Cesar con buon riflesso, alla caccia del pallone Valdo, schiacciata nella propria area la Juve. Valdo e Galia. Simba. Ginola. Ginola cerca spazio sulla sinistra, lo trova, Rampulla ancora in angolo. Bravo Rampulla. C'è Di Canio che sta per entrare in campo. Ci sono degli incidenti dietro la porta del Parigi. Sì, in effetti ci sono degli incidenti, ma osserviamo lo svolgimento della partita, angolo dalla parte opposta. L'altoparlante raccomanda la calma. Ci sono lanci di oggetti in campo, non sono a contatto, mi sembrano le due tifoserie. Palla intanto che sfugge a Rampulla, ma Giulio Cesar la scaraventa in fallo laterale. Tutto questo quando il cronometro segna 39 minuti di gioco e c'è una nuova sostituzione nelle file della Juve. Sta entrando in campo Di Canio, vediamo chi rileva, probabilmente Roberto Baggio. Esce Baggio, entra Di Canio. Lo vedete con la maglia numero 16.
sono i tifosi del Paris Saint-Germain, vi ripeto, non sono a contatto le due tifoserie, sono i tifosi del Paris Saint-Germain che manifestano il loro disappunto, la polizia è schierata, continuano i lanci di oggetti in campo. Dai fuori subito, Paolo! Bene, Roby, bravo, bravo! Cambio è venuto, si riprende a giocare, Valdo, con Boiré, batte lunghissimo, palla fuori, ed ecco Di Canio che tocca il suo primo pallone. Arriva di gran carriera anche Marocchi, autore di una buona partita, fermato Marocchi, Guerin, Leguen, Guerin, poi un buon intervento in copertura di Torricelli, con palla che termina fuori e cronometro che segna 41 minuti di gioco. Leguen, palla larga, ennesimo duello, Ginola, Torricelli, Ginola, la possibilità di entrare in area di rigore, effettua il traversone e c'è ancora il colpo di testa di De Marchi, poi Ginola e la presa sicura, facile stavolta di Rampulla, via tutti, vedete Rampulla che caccia i suoi compagni dall'area di rigore, effettua il rilancio molto lungo sul quale c'è il puntuale colpo di testa di Gomez, quindi sbirgola all'indietro De Marchi, ma c'è Giulio Cesar che con calma prolunga di testa a Rampulla che può controllare proprio perché il passaggio del compagno è intervenuto di testa, non sta nella pelle Trapattoni. Casiraghi altissimo, palla che carambola all'indietro su Torricelli, con calma per Marocchi, scatto di Vialli, fuori gioco. Gomez, Guerin, Guea, Ginola, lo disturba Picania, Valdo, carica il destro, respinge col corpo Giulio Cesar, Vialli si ferma, la gioca su Marocchi, Marocchi all'indietro su Galia, Galia per Giulio Cesar, Giulio Cesar per Vialli ancora, batte lungo sulla tre quarti, appostato il portiere Lama. Leguen, forse il migliore dei suoi, assieme a Ginola. Rimessa per il Paris Saint-Germain sul tocco di De Marchi che ha anticipato Simba. C'è però calcio di punizione, battuto. Guerin, parte il suo cross, prolunga carriera, gladiatoria la sua prestazione. Guea lascia l'incarico della rimessa a Leguen, sono 43 i minuti di gioco ora nel secondo tempo, la Juve conduce per 1-0 al Parco dei Principi di Parigi, palla in area, l'invio di Galia, addirittura a metà campo vedete il portiere Lama, ribatte subito in profondità, preoccupatissimi del fuorigioco, i compagni erano retrocessi, va in vano a cercare di controllare il pallone Germain, palla a fondo campo. Due minuti, dice Trapattoni. Rampulla con calma. Partita molto sofferta, interpretata un po' all'antica dalla Juventus che ha retto le barricate a presidio del 2-1 maturato nel match d'andata, ha corso parecchi rischi. E poi al 32esimo del secondo tempo Baggio, in una delle pochissime sortite offensive juventine, ha trovato il tempo per la battuta vincente. Di Canio verso Vialli, va Vialli, tiene in campo il pallone, viene però anticipato da Valdo, Valdo al portiere Lama, Lama cincischia un po' e poi c'è questo passaggio che per poco non determina il più clamoroso degli autogol. Avete visto il passaggio all'indietro di Germain mentre il portiere era uscito, fosse stato solo di poco più forte ci sarebbe stata una beffa atroce per il Paris Saint-Germain. Palla ora a Guerin, trova un varco, lo mette giù Galia, calcio di punizione per il Paris Saint-Germain, a terra Germain. 44 minuti e 35 secondi, ci sarà da giocare naturalmente il recupero,
La Juve conduce però sempre per 1-0. Leghen, sempre Leghen. In mezzo c'è una deviazione di Calia, saltano in molti, Rampulla, porta vuota, Giulio Cesar mette in angolo. Tempo scaduto. Si va al recupero. La Juve conduce per 1-0. Angolo per il Paris Saint-Germain. Tutti i giocatori della Juventus nella propria area di rigore, ad eccezione di Di Canio che presidia il tiro d'angolo. A spiovere, altissimo, Riccardo Gomez a fondo campo. Partita generosa del Paris Saint-Germain, ma giocata con straordinaria concentrazione da parte della Juventus. Certo non è che abbia fatto vedere cose brillantissime, ma che ha giocato col cuore, coi nervi saldi, mentre vedete che c'è Galia infortunato. Paris Saint-Germain ha giocato come doveva giocare, ma la Juventus ha dimostrato di attraversare un buon momento, soprattutto la determinazione, mentre vediamo intanto la testata, vedete, di Germain a Galia. Sembrano essersi calmati intanto i tifosi francesi dietro la tribuna. Ecco inquadrato il settore della Juve. Siamo un minuto e mezzo oltre il tempo regolamentare. Consulta il cronometro all'arbitro Willenburg. Direzione di gara difficile per lui. Nel primo tempo un contatto dubbio tra Vialli e Riccardo in area. Nel secondo uno più netto a favore del Paris Saint-Germain. Intanto c'è Casiraghi che può entrare in area, mette in mezzo un pallone, coprono i francesi, Platt ritarda il tiro, gli ruba la palla a Garen, ma poi ancora la Juve con Di Canio. Di Canio fuori per Marocchi, Marocchi largo per Galia, gioca ora con la testa la Juve, Casiraghi mette in mezzo un pallone smorzato di petto a favore del portiere Lama. Sentite gli urlacci di Trapattoni. Colpo di testa di De Marchi, buona anche la sua prova. Valdo, converge Valdo, tocca fuori a favore di Roche dalla parte apposta per Germain. Ancora Valdo, attaccato da Platt. Gara di gran sacrificio di tutti gli juventini. Parte il cross di Leghen, il colpo di testa di De Marchi, la palla ancora in area, il rinvio sbilenco stavolta di Carrera, il cross di Comboiré, ancora disturbato da Carrera, la palla a fondo campo, angolo. I minuti di gioco sono ora 48 e 30. Leghen dalla bandierina, palla ancora a fondo campo. Non ho tenuto il conto degli angoli a favore del Paris Saint-Germain, ma sono numerosissimi. Leghen, palla a spiovere, Rampulla, mischia furibonda, batti e ribatti, palla che termina ancora a fondo campo. Leghen, Rampulla, angolo. È una teoria infinita, una partita sicuramente non spettacolare, ma estremamente sofferta. 49 minuti di gioco nel secondo tempo, parabola più lunga stavolta, e l'ultimo tocco stavolta è di un francese, quindi riprenderemo con il rinvio da fondo campo. 49 minuti e 10 secondi, al Parco dei Principi di Parigi la Juventus sta conducendo per 1-0 con il gol di Roberto Baggio. Toni la vuole vincere. Di fianco, di palo centrocampo! In mezzo lì! Sentite il trap. Giulio Cesar. Fischia l'arbitro!
dietro, la Giovanni, Juve finalista Giovanni, di Coppa della UEFA, Costa. Giovanni, la grandissima vittoria. La maglia gialla. Complimenti ragazzi, a tutti.